Ringrazio molto i responsabili di questo centro San Lorenzo per l'invito che ho accettato volentieri. Perché? Perché nei confronti di Papa Giovanni Paolo mi sento un grande debitore e unico modo di sdebitarsi nei suoi confronti e testimoniare e dare testimonianza di ciò che i nostri occhi hanno visto, di ciò che le nostre orecchie hanno ascoltato e ciò che abbiamo toccato con la mano durante lunghi 27 anni del suo pontificato. Una volta il Papa Giovanni Paolo II, parlando con i giovani polacchi, proprio ha aperto davanti a loro il suo cuore, dicendo: porto dentro di me una grande sollecitudine. Ed è una sollecitudine per voi, giovani. Penso che in questa frase c'è tutto. Giovanni Paolo II, il suo grande amore per le giovani generazioni, per ogni giovane che incontrava sulla sua strada. Lui stesso si definiva come amico dei giovani, ma sempre subito aggiungeva: un amico esigente. E questa aggiunta è stata molto importante per la sua pedagogia, nel suo rapporto con i giovani che incontrava. Stare con i giovani era una profonda necessità del suo cuore. Ogni incontro con i giovani rigenerava le sue forze, anche nel periodo, molti di voi lo ricordano, anche nel periodo della vecchiaia e della malattia. Stando con i giovani non si sentiva mai stanco. L'abbiamo visto a Tor Vergata, questa indimenticabile serata con i giovani di sabato sera. Comunicava con i giovani non solo a parole, ma con tutto se stesso, con il suo sorriso, con i suoi gesti, che per sempre rimarranno nella memoria dei giovani che l'hanno incontrato. Non è stato solo un maestro per i giovani, ma è stato innanzitutto un grande amico, un autentico testimone di Dio. Nel suo lungo pontificato ha scommesso sui giovani e non è stato mai deluso. Ha visto nei giovani indispensabili alleati della sua missione e del suo grande progetto di nuova evangelizzazione, nuova nell'ardore, nei metodi, nella ricerca delle nuove vie per portare Cristo all'uomo d'oggi. Nelle visite apostoliche, che erano molte, i viaggi internazionali che ha fatto erano 104, immaginate, 104.
ha visitato più di 130 paesi diversi, varie volte, tutti i continenti, milioni e milioni di persone l'hanno potuto ascoltare parlare nella loro propria lingua. Nelle sue visite apostoliche però chiedeva che non mancasse mai un incontro con i giovani. Questo è stato sempre un punto fisso. Li ha cercati, ma anche i giovani lo hanno cercato e si sono lasciati a guidare da lui. Spesso i giornalisti si chiedevano: qual è il segreto della straordinaria popolarità di Giovanni Paolo II tra i giovani, perfino nel periodo in cui i sintomi della malattia della vecchiaia erano ormai evidenti, si muoveva con difficoltà, parlava addirittura con difficoltà. Non so se vi ricordate uno degli ultimi viaggi in Svizzera, quando i giovani stessi, vedendo queste sue reali difficoltà, con gli applausi gli davano il tempo che si riprendesse. Quanto è bello questa sensibilità dei giovani e della loro delicatezza, del loro amore verso questo Papa. Ma il Papa Giovanni Paolo era cosciente di non essere lui colui che i giovani cercavano, ma il Cristo. Diceva: ovunque il Papa si rechi, cerca i giovani, e ovunque dai giovani viene cercato. Anzi, in verità non è lui ad essere cercato. Chi è cercato è il Cristo, il quale sa quello che c'è in ogni uomo. Ha parlato ai giovani dell'affascinante mistero di Dio e del mistero dell'uomo, il quale solo in Gesù Cristo trova la piena risposta a tutte le domande più profonde che abitano nel suo cuore. E i giovani proprio questo hanno cercato. Gli sono stati fedeli fino alla fine, quando è tornato alla casa del Padre, sentendo i loro canti in piazza San Pietro, questi indimenticabili giorni, primo 2 aprile 2005, il Santo Padre diceva: li ho cercati, ed ora sono venuti da me. Adesso poniamo la domanda: chi sono stati i giovani per Giovanni Paolo II? Come li ha visti? Nella Chiesa? Nel mondo? Penso che risposta a questa domanda è molto importante a ciascuna e ciascuna di voi che siete giovani. Come Giovanni Paolo II ormai dal cielo vi guarda oggi, stasera. Nel giorno dell'inaugurazione del suo pontificato ha detto ai giovani riuniti in piazza San Pietro: voi siete il futuro del mondo e la speranza della Chiesa. Voi siete la mia speranza. Credo che tutti noi conosciamo a memoria queste parole.
Così è iniziata la sua grande avventura con i giovani di tutto il mondo. Li ha conquistati dal primo giorno. E oggi sappiamo che queste parole, voi siete la mia speranza, non erano una semplice retorica per attirare i giovani. In esse era già presente il grande programma di evangelizzare le giovani generazioni, al quale il Santo Padre è rimasto fedele lungo tutto il suo pontificato. Giovanni Paolo II ha visto nei giovani, attenzione, questa espressione è molto importante, ha visto nei giovani la fondamentale e quotidiana via della Chiesa. Giovani come fondamentale e quotidiana via della Chiesa. Ha avuto un concetto molto alto della giovinezza, che ha cercato di trasmettere e di innestare nei loro cuori. Scriveva nella lettera ai giovani e alle giovani del mondo: voi giovani siete la giovinezza delle nazioni e delle società, la giovinezza di ogni famiglia e dell'intera umanità. Voi siete anche la giovinezza della Chiesa. Tutti guardiamo in direzione vostra, poiché noi tutti, grazie a voi, in un certo senso, ridiventiamo di continuo giovani. Pertanto, la vostra giovinezza non è solo la vostra proprietà personale di una generazione, essa appartiene al complesso di quello spazio che ogni uomo percorre nell'itinerario della sua vita ed è al tempo stesso un bene speciale di tutti e un bene dell'umanità stessa. La ricchezza spirituale di essere giovani. Ricchezza per voi che siete giovani, ma anche la ricchezza per la Chiesa, la ricchezza per la società. Da questa riflessione emerge chiaramente quanto sia importante gestire bene e non sprecare questo tesoro. Tesoro della giovinezza. Perché è molto facile sprecare. È molto facile. Il mondo ci seduce in vari modi per farci sprecare questo tesoro. E ancora Giovanni Paolo II tra i giovani e la Chiesa. Scrive: la Chiesa guarda i giovani, anzi, la Chiesa in modo speciale guarda se stessa nei giovani. In voi tutti e insieme in ciascuna e in ciascuno di voi. Nei giovani la Chiesa riscopre sempre di nuovo la sua giovinezza, la sua capacità di stupirsi di fronte al mistero, l'entusiasmo nell'affrontare la sua missione e le sfide che il mondo lancia ad essa. Quando ho guardato la Copacabana, spiaggia di Copacabana, questi 4 milioni di giovani, pieni di gioia, di entusiasmo, ho pensato: le gengi sono la festa della giovinezza della Chiesa.
E giovinezza vuol dire il futuro. Il Papa diceva, abbiamo bisogno dell'entusiasmo dei giovani, abbiamo bisogno della gioia di vivere che hanno i giovani. In essa si riflette qualcosa della gioia originaria che Dio ebbe creando l'uomo. Proprio questa gioia i giovani sperimentano in loro stessi. È la medesima in ogni luogo, dice il Papa, ma è anche sempre nuova, sempre originale. I giovani la sanno esprimere a modo loro. E di nuovo quando torniamo con la memoria alle giornate mondiali della gioventù, vi accorgete che la struttura di tutte queste giornate mondiali è sempre la stessa. E apparentemente potrebbe diventare una cosa noiosa, insomma. E non lo è. Perché la gioia dei giovani ogni volta è diversa, cambia ambiente, cambia cultura. Oggi si parla e si scrive molto dei giovani e le diagnosi sulla situazione giovanile sono di solito molto critiche ed esprimono un certo pessimismo. Al contrario, la visione della gioventù che ha avuto Giovanni Paolo II è stata decisamente positiva. Questo era il suo tratto distintivo. Guardava i giovani in modo positivo. Diceva, nei giovani c'è un immenso potenziale di bene e di possibilità creative. E questo potenziale di bene lui in ogni giovane lo vedeva e cercava di liberarlo, che si mostrasse, che portasse i frutti. Questo è stato il suo punto di partenza fondamentale nel suo dialogo con i giovani. Conosceva come pochi i difficili problemi che la gioventù di oggi è chiamata ad affrontare in tutti i continenti. Il suo ottimismo nel guardare i giovani, però, non era un ottimismo naif di un anziano che già vede poco e si accontenta di poche cose. Il Papa semplicemente si fidava dei giovani, si fidava di questo potenziale di bene che in ogni giovane c'è, che a volte i giovani stessi non percepivano in maniera chiara. E lui li aiutava a scoprire, guarda, dentro di te c'è qualcosa di molto prezioso. Secondo Giovanni Paolo II, educare i giovani voleva dire aiutarli a giocarsi la giovinezza. Diceva, la giovinezza la si può soltanto giocare. È come quei talenti di cui parla il Vangelo. Anche se in realtà essa non si lascia sotterrare, non può essere nascosta sottoterra, essa si sviluppa. Si può soltanto giocare bene oppure male la propria giovinezza. Non è dunque un compito facile, ma proprio in questo sta la bellezza della giovinezza. E la affascinante missione di coloro che sono chiamati ad educare le giovani generazioni. Giovanni Paolo II ha lasciato a tutti
gli educatori, prezioso esempio di un maestro e amico. Ma, come dicevamo, un amico esigente. Il Papa pazientemente insegnava ai giovani ad essere costruttori responsabili della propria vita, costruire la propria vita, quanto è importante. Non lasciare che la vita corra con la forza dell'inerzia, ma costruire in maniera responsabile della propria vita, assumersi la responsabilità per la propria crescita umana e cristiana. Giovanni Paolo II voleva convincere i giovani che nella vita è importante non tanto di avere di più, ma quanto essere di più. E per concludere qualche parola sulle giornate mondiali della gioventù, perché proprio in questo ambito il carisma speciale di Giovanni Paolo II riguardo ai giovani si è manifestato veramente in maniera eclatante e profetica. La creazione delle giornate mondiali della gioventù è stata una delle grandi decisioni profetiche di questo Papa. Immaginate come povera sarebbe la Chiesa oggi senza delle GMG, di questi momenti di ampio respiro, di speranza, di gioia, insieme con i giovani. A me colpisce sempre, ogni volta quando partecipo alle GMG, il crescente numero dei sacerdoti, ma anche dei vescovi che partecipano alle GMG. Anche per i vescovi, per i sacerdoti, vedere tanti giovani che normalmente non si vedono nelle nostre chiese. È veramente una boccata di ossigeno, un dono di speranza. Mi ricordo quando anni fa ero responsabile della sezione giovani del nostro dicastero, come adesso Padre Joao, abbiamo organizzato la GMG di Santiago de Compostela. E all'inizio molti vescovi spagnoli erano abbastanza scettici, non erano tanto convinti della bontà, della utilità di un tale progetto. Ma quando hanno visto cosa è successo a Santiago de Compostela, soprattutto sul Monte del Gozzo, questa fede giovane, piena di entusiasmo, uno dei vescovi ha detto: questa volta non siamo stati noi vescovi ad evangelizzare i giovani, ma sono stati i giovani ad evangelizzare noi vescovi, perché abbiamo dato troppo poca fiducia ai nostri giovani. E credo che questo si ripete in occasione quasi di ogni edizione della GMG. Giovanni Paolo II, creando le GMG, ha dato inizio a una straordinaria avventura di fede che ha abbracciato milioni di giovani in tutti i continenti. Le GMG si sono dimostrate uno strumento provvidenziale dell'evangelizzazione delle giovani generazioni alla soglia del terzo millennio. Quanti cambiamenti di vita, quante autentiche conversioni tra i giovani, quanti tra di loro hanno
scelta del sacerdozio, della vita consacrata, oppure del matrimonio cristiano. In varie occasioni, quando si incontrano non più giovani, delle giovani coppie, degli sposi, dicono: noi siamo frutto della GMG di Santiago de Compostela, noi siamo frutto della GMG di Denver e di altri posti. Quando abbiamo organizzato la GMG di Sydney, c'è stata una signora che era ministro del governo federale australiano che voleva ad ogni costo parlare con me. E quando è venuta mi fa vedere il suo telefonino e come sfondo c'era una foto con Giovanni Paolo II, ancora molto più giovane. Sappiamo, dal 91 al 2007 sono passati alcuni anni, e lei dice: io volevo dirle soltanto questo, che alla GMG di Częstochowa devo il mio matrimonio e la mia famiglia, perché io sono americana di nascita e ho incontrato il mio marito che è australiano proprio a Częstochowa in occasione della GMG. E così è nato l'amore, così è nato il nostro matrimonio e una bella famiglia di cui siamo felici. E non è l'unico esempio quello che vi dico. Le giornate mondiali della gioventù sono diventate veri laboratori della fede, di una fede giovane, piena di gioia, di entusiasmo, di serenità. Grazie ad esse, all'inizio del nuovo millennio, la Chiesa ha manifestato al mondo il suo volto giovane. In occasione di ogni edizione della GMG, nei media risuona sempre la stessa domanda: perché i giovani rispondono così numerosi all'invito del Pontefice? Così era con il Papa Giovanni Paolo, con Papa Benedetto, adesso con il Papa Francesco. Cosa è Dio? Da sempre le GMG suscitano grande stupore nella Chiesa e fuori di essa. E sono una fotografia della gioventù molto diversa da quella che di solito vediamo in televisione o di cui leggiamo nei giornali o leggiamo su internet. Si tratta di una gioventù che rifiuta i miraggi delle vecchie e nuove ideologie, dei falsi maestri, che promettono la felicità a basso prezzo. Si tratta di una gioventù che ha il coraggio di affrontare gli interrogativi fondamentali dell'esistenza umana. Quale senso ha la vita? Qual è il suo scopo? Perché vivo? La vita ha un senso. Sono giovani che cercano e trovano le risposte a queste domande in Cristo, nel Vangelo, nella Chiesa, e non se ne vergognano. Giovanni Paolo II dice: la Chiesa ha tante cose da dire ai giovani, i giovani hanno tante cose da dire alla Chiesa. Con il trascorrere degli anni, ricordando gli inizi delle GMG, il Papa Giovanni Paolo affermava: nessuno ha inventato delle GMG. Furono proprio giovani stessi a creare. Quelle giornate, quegli incontri, divennero da allora un bisogno dei giovani in tutti i luoghi del mondo. E più delle volte sono state una grande sorpresa per i pastori e perfino per i vescovi. Hanno superato quanto anch'essi si aspettavano. E aggiungeva: non è vero che il Papa a condurre i giovani da un capo all'altro del globo terrestre
sono loro giovani a condurre lui, e anche se i suoi anni aumentano, essi lo esortano ad essere giovane, non gli permettono di dimenticare la sua esperienza, la sua scoperta della giovinezza e della grande importanza che la giovinezza ha per la vita di ogni uomo. Ed ecco, cari amici, siamo in attesa di un importante evento, un grande dono che la provvidenza divina ci ha preparato, il dono della canonizzazione di Giovanni Paolo II, grande amico dei giovani. Una canonizzazione tanto attesa. Ricordiamo queste scritte in occasione dei suoi funerali, santo subito, sembrava un pio desiderio, invece è stata una profezia che si realizzò così rapidamente. È una canonizzazione che porta tanta gioia a tutta la Chiesa, a tanta tanta gente, perché è stato un Papa del popolo, che ha viaggiato tanto, che ha toccato tante realtà diverse, e tanta gente l'ha potuto anche toccare lui stesso. Possiamo dire, abbiamo visto un santo, abbiamo ascoltato un santo, abbiamo toccato un santo. Il Papa Francesco dice che il santo Giovanni Paolo II sarà un particolare patrono delle giornate mondiali dei giovani, ma non solo delle giornate mondiali, di tutti i giovani. Sono convinto che lui continuerà a amare i giovani, ad essere grande amico dei giovani, è anche un amico esigente, anche adesso. Quindi non abbiate paura, affidate a lui, alla sua intercessione, tutti i vostri problemi che vi sembrano difficili da superare, a volte impossibili da superare. Avete un grande amico in cielo. E non dimentichiamo ancora un altro importante personaggio, cioè il Papa Giovanni XXIII, grande iniziatore del Concilio Vaticano II, che è il concilio che ha portato questa grande primavera nella Chiesa. Il Papa Giovanni XXIII è stato grande iniziatore del Concilio Vaticano II. Giovanni Paolo II è stato vescovo del Concilio, ha partecipato a tutte le sezioni conciliari e ha lavorato attivamente in maniera speciale della creazione, della stesura della Costituzione sulla Chiesa del mondo contemporaneo, Gaudium et Spes. Abbiamo due grandi santi, affidiamoci con fiducia alla loro intercessione. Tanti auguri a tutti voi, ci vediamo domenica prossima in Piazza Sant'Antonio.